del professor Trevisiol sulla poesia e su anche un po' la tradizione del nostro passato, diciamo nostro considerando un po' nostre le radici anche quelle greche. E i concetti che ci ha dato il professor Simi per quanto riguarda la biopoesia. Quello che io vorrei aggiungere solamente è il titolo di questa associazione, il nome di questa associazione è Poesia di 2 ottobre. E la manifestazione che si celebra oggi, ci è stato detto in varie parti sia d'Italia che d'Europa. 2 ottobre è la giornata degli angeli e quindi possiamo sperare che siano gli angeli che hanno ispirato i poeti che ci presentano le poesie. Angelo come emanazione divina e quindi il logos, la parola divina che può nascere dall'anima umana. Quindi veramente un grazie sia all'associazione che ha scelto questo nome per poter vivere e anche ai poeti che riescono a tirare fuori dal proprio animo proprio questa parola divina. Certamente più o meno bene, ma non ha importanza questo, ha importanza proprio la forza e il desiderio di comunicare i sentimenti che sono dentro a ciascuno di noi. La verità. E quando mi è stato proposto dal professor Chinellato di venire così a presenziare questa manifestazione, mi sono domandata perché un'antologia datata viene presentata oggi. E non ho voluto chiedere ai due organizzatori perché preferisco sempre darmi le risposte da sola. Quindi io ho pensato che la poesia, proprio come energia divina, come parola, non ha un inizio e una fine nel tempo. La poesia deve durare sempre. Quindi le parole poetiche che troviamo in questa antologia sono parole che tuttora vivono. Vivono sulla carta, vivranno sulla bocca e sull'energia fisica, acustica che l'attrice ci offrirà con le sue parole e quindi poesie che tutt'oggi sono estremamente attuali. Quindi ecco che io ho voluto dare questo valore ulteriore a questa antologia presentata veramente a distanza di tempo proprio per segnarne ancora un momento di valore. È un tempo e un luogo anche mondiale, comunque, anche se si tratta di Marghera, perché dove c'è gente, dove c'è popolo, dove c'è umanità, lì c'è la poesia. Certamente. Poi come abbiamo detto, oggi in contemporanea, sia a Parigi che a Guardafiera, si sta parlando di poesia, di questa poesia mondiale, quindi le energie che stiamo producendo noi si incontrano nell'aria con le energie di altre voci poetiche che stanno recitando in questo momento e speriamo che riescano ad innalzare non solamente la parola poetica, ma riescano ad innalzare l'amore degli esseri umani per l'umanità e per la natura. Brava. Grazie.